Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è dedicato a Keyforce, visto che è da parecchio che non esce più un nuovo video di Keyforce. Oggi parliamo dei miei due mazzi più performanti. Questo ha praticamente vinto la scorsa volta e si è preso i vincoli del caso, quindi non potrò riportarlo al prossimo torneo perché con i vincoli viene letteralmente maciullato purtroppo e poi vi spiegherò perché. Quest'altro invece ha fatto, mi sembra, un terzo posto, ma soltanto perché ho misplayato io in una partita che avrei potuto vincere molto facilmente. Li analizziamo, vi spiego perché hanno tutto questo in rete e perché funzionano così tanto bene. Piccola curiosità, ironicamente questa è stata la seconda wave di mazzi che ho comprato, quindi ho preso il mio primo mazzo e un altro lo stesso giorno. Poi sono tornato giù, ho comprato tre deck e questi erano, c'erano questi due deck e un altro insieme. E da quel momento sono rimasti fondamentalmente i due migliori mazzi che ho in possesso. Nonostante abbia comprato deck, questi sono i due migliori e mi sa che se andiamo di questo passo resteranno i miei due mazzi migliori. Partiamo dal Fairy Tin Jhook. La cosa bella di questo mazzo, adesso ovviamente vediamo carta per carta, ma prima vi do un zap generico di come funziona il deck. È un mazzo fondamentalmente control, ma veramente tanto control, nel senso che rimbalza carte, ha la combo con la strega dell'occhio e la carta che fa rimbalzare tre carte nelle mani. Ha altra roba che fa tornare in mano in Shadow. Non ha bait and switch purtroppo, ma ha la carta Untamed che copia una magia nella pila degli scarti dell'avversario, quindi puoi praticamente utilizzare un bait and switch o un effervescente dell'avversario, non è un grosso problema. E la cosa che lo rende veramente super versatile è che sempre in Untamed ho il flauto dell'orso. Il flauto dell'orso è una carta che, anche qui utilizzata bene, permette non solo di aggiungerci due orsi da dovunque alla mano, ma ti fa anche rimescolare la pila degli scarti, quindi significa che se hai delle carte buone e hai bisogno di rimetterle dentro al momento giusto, e puoi più o meno controllare cosa potresti pescare dal mazzo, che è un'ottima cosa. Abbiamo un carica della chiave che è veramente enorme, considerando che il mazzo ha degli spike di gioco molto veloci e un gameplay molto lento per il resto, quindi carica della chiave può aiutare. Solitamente la uso solo per velocizzarmi la forgiata dell'ultima chiave. Un flauto dell'orso, che è l'artefatto di cui vi parlavo prima, che dà la possibilità di semplicemente aggiungersi alla mano dal mazzo, dalla pila degli scarti, più copie di orso possibile, oppure se ce l'hai sul campo, lo cura. Una Flaxia. Flaxia potrebbe sembrare una carta inutile a tanti, invece è un ottimo starter perché se la carica a campo vuoto guadagni 2 pezzi di ambra, che è ottimo, ed è un body discreto di 4. Diversamente torna utile quando c'hai board control e hai più mosse dell'avversario, che ti fa comunque guadagnare sempre 2 pezzi di ambra, senza poi non considerare quello che ci può già essere sul campo, che può raccogliere o può fare tante altre cose e farti guadagnare ancora di più. Un Lost in the Woods, quella che va a rimescolare due creature amiche e due creature nemiche dentro il mazzo. Un Fogbank, le creature dell'avversario non possono attaccare. Abbiamo due orsi ed è utilissimo avere gli orsi col flauto. Se ce ne fossero stati tre sarebbe stato veramente incredibile, ma ci accontentiamo del 2x. Li hai sempre, hai un controllo incredibile su queste carte grazie al flauto, e contro mazzi che giocano mostriciattoli piccolini da 2 o da 1 con elusioni simili sono devastanti. Abbiamo la combo Witch e Nature's Call, che è una delle combo che puoi sempre tentare di avere quando cominci, perché se riesci a stabilirla sulla board di primo è quasi impossibile da fermare, o comunque sia ti dà abbastanza tempo per riuscire ad avere un sacco di risorse. Quindi abbiamo un Mimikry che, come vi dicevo, può copiare l'effetto di una carta nella pila degli scarti dell'avversario. Solitamente la utilizzo per copiare bait and switch o altre carte di potenza. Un Nifflepuff che è un po' triste da sola così. Avrei preferito di più se fosse stato un Hunting Witch o un'altra copia di qualche cosa già presente nel mazzo, però anche in 1x mono senza modo di aggiungerlo, riprendere dagli scarti come in altri mazzi, perlomeno da utility perché può attaccare tranquillamente in mezzo ai taunt e in mezzo alle creature che hanno illusione. L'ultima carta di selvaggio è Ritual of Balance, che dice: è un artefatto e dice che se l'avversario ha 6 o più pezzi di ambra, la utilizzi e rubi 1. E ricordatevi che qui abbiamo due artefatti, e poi il discorso artefatti vi sarà chiaro fra qualche secondo.
Abbiamo una Skeleton Key che dice un altro artefatto, una creatura amica cattura un pezzo di Ambra, due Lights Out che permette di far rimbalzare fino a due creature dell'avversario in mano e guadagniamo anche un pezzo di Ambra, Whispers che fa due, se spacca una creatura ruba uno e quando la giochi ti fa guadagnare uno, quindi potenzialmente ti fa guadagnare due pezzi di Ambra solo giocandola, una Scarica Nervina, quando la giochi rubi uno e se lo fai infliggi due a una creatura. Un'Umbra, che tutti i miei amici lo chiamano Umba, chissà come mai. A schermaglia, quando combatte, ruba uno. Un Hidden Stash, che permette di archiviare una carta e anche se non è favolosa, perlomeno ti permette di diminuire un po' il volume di carte in mano e di pescare qualche cosa di nuovo. Un Deipno Spymaster, che è una delle mie carte preferite. Deipno ha illusione, ha come Omni che puoi scegliere una creatura amica e la puoi utilizzare questo turno, anche se non è della casa di turno praticamente. Infine, per concludere Shadow, abbiamo un Nexus con illusione. Quando raccoglie puoi utilizzare un artefatto dell'avversario come se fosse il tuo e torna utilissimo in modi e maniere che non immaginate neanche. Per concludere, due Carlo Phantom. Carlo Phantom è una delle carte migliori qui dentro. È una carta che viene assolutamente derisa in una maniera incredibile. Tutte le volte che la vedono non se la piscia mai nessuno, quindi è totalmente ignorato quando è sul campo. Ed è uno degli errori peggiori che puoi fare quando vai contro questo mazzo, perché ho un sacco di artefatti. Se mi lasci uno o due Carlo Phantom sul campo e non me li togli, ti rubo la voglia di vivere. Ha illusione schermaglia, quindi può abitare anche per uno tranquillamente e non muore. Tutte le volte che giochi un artefatto, rubi uno. In questo mazzo abbiamo la bellezza di 6 artefatti, quindi potenzialmente possono rubare delle quantità di Ambra fuori di testa. Ultima carta Shadow, Miasma, non fa forgiare l'avversario. Andiamo quindi a Dis, Life Ward. La giochi, poi puoi utilizzare la Omni quando ti pare, l'avversario non può giocare creature nel suo prossimo turno. Una Dominator, ottima, una delle carte migliori di Dis perché ti permette di utilizzare carte anche di un'altra casa. Una Frusta che fa in modo che le chiavi dell'avversario costino 9, altro artefatto incredibile. Uno Schuller, quindi quando l'avversario ha 4 o più, rubi 1. Due Pair di Succube, che è veramente un paletto immenso da levare dal campo per l'avversario, soprattutto se la cali nelle prime fasi della partita, è veramente difficile da levarne una. Quando ne cali due è il terrore assoluto perché l'avversario non ha più una mano. Un Controllare i Deboli, due Pit Demon, che sono veramente super versatili perché hai un body da 5 e puoi decidere o di bittarci o di usare l'effetto utilissimo di rubare. Un Trubaru, che era una delle carte che odiavo di più di questo mazzo e invece mi ha fatto vincere tantissime partite perché nessuno capisce mai che io voglio levarlo dal campo il prima possibile, ad alcune volte mi aiutano addirittura, lo cavano gli avversari e mi regalano pezzi di Ambra. Diversamente può darti molto valore perché lo usi per schiantarti con ogni mostro che l'avversario butta sul terreno e non solo ti va a pulire, che già per quello sarebbe utilissimo, ma quando muore guadagni anche due pezzi di Ambra in pratica, ne paghi tre per buttarlo. E quando muore te ne dà 5. Un Charrette che cattura 3 quando lo giochi, avvolto dalle fiamme, che aiuta ogni tanto a pompare qualche creatura bisognosa sul tavolo. Questo mazzo, nonostante, ripeto, non abbia bait and switch, non abbia i viaggiatori o qualche altra staple da soldi come tanti si aspettano, è uno dei deck più performanti e più versatili che ho nella mia collezione e i risultati che produce e il win rate che ha penso lo dimostrino assolutamente, è uno dei miei mazzi preferiti. Mi dispiace solo per il sistema dei vincoli, perché partire con i vincoli con un mazzo come questo è brutta, perché già è lento. E se ti vai a mettere anche i vincoli e non hai la mano perfetta, è molto difficile che riesca a recuperare questo mazzo qua. Analizziamo quindi insieme il prossimo. Questo ha un win rate ancora superiore al Fire Eating Joke, di poco, ma è quello più performante di quelli che posseggo. Ed è un mazzo abbastanza strano da descrivere. Anche qui non abbiamo bait and switch, non abbiamo le solite cartone da big money che si aspetterebbero in tanti. Ha un paio di combo carine, ha più che altro degli starter molto forti, quindi quando cominci per primo sai che cosa devi andare a cercare e qualunque cosa ti capiti delle carte buone, se l'avversario non te le leva, guadagni un vantaggio immenso di primo turno e sono quasi tutte un Tamed o Dis. Guardiamo un attimo con calma. Ha dentro un paio di combo carine. Partiamo da Selvaggi, quindi abbiamo Kelliga, che è una delle carte che puoi vedere di prima assolutamente, perché tutte le volte che l'avversario gioca una creatura guadagni uno. Murmog, credo che lo conoscerete tutti, aumenta il costo delle chiavi. Anche qui abbiamo una Flaxia. Un Dust Pixie, ottimo per generare Ambra. Un solo Hunting Witch, avrei voluto averne un po' di più, però anche questa è un'ottima carta da provare di
pescare iniziando per primi, perché la metti giù, se l'avversario non ha alcun tipo di remover per levarlo dal campo istantaneamente, il turno successivo fa generare almeno 2 o 3 pezzi d'ambra a seconda della mano. Anche qui un Mimikry che, se non avete capito, è una delle carte migliori di un team, da parere mio, perché, ripeto, permette di utilizzare carte dell'avversario e solitamente l'avversario ha carte migliori di noi nel mazzo. Beh, la legge di Murphy vuole questo. Anche qui una Fogbank, un Dewfairy, un orso che mi protegge sempre, un Ricrescita, una Manovra Notturna e un Lifeweb, che è una delle poche carte morte qui dentro, perché molto raramente capita di averle in mano al momento giusto, quando ti serve veramente. Quindi, come avete visto, in un team c'è la concentrazione maggiore di carte che vuoi vedere di primo turno. Andiamo a vedere Dis, un Pandemonio, una delle carte che non apprezzavo quando ho cominciato a giocare, veramente, pensavo che fosse cartone sprecato. E invece col passare del tempo ho imparato a farmela piacere molto, anche perché alla peggio metti che non riesci a ottenere un vantaggio incredibile giocando questa carta, perlomeno impedisci le forgiate. Hai un turno per provare di pescare qualcosa di buono e delle volte è un fattore cruciale per vincere o perdere una partita. Anche qui abbiamo Life Ward, però qua c'è la combo di Life Ward aiutato da due portali dei Dis ed è molto facile riuscire ad avere questa mini combo, fra parentesi, ovvero che fai Life Ward, aspetti un turno, torna dopo l'avversario, riempi il campo, fai portare dei Dis, pulisci tutto, sacrifichi il Negavita e sei a posto, perché l'avversario non può calarti nulla. Quindi due Mind Barb, ottima carta, più che altro perché non ha assolutamente costo. Andiamo a levare una carta randomica dalla mano dell'oppo e, come se non bastasse, guadagniamo anche un pezzo d'ambra. E poi abbiamo una spilza di mostri utility Dis, incredibile, quindi abbiamo Guardian Demon, abbiamo Ember Imp, che è un'altra carta che, se la vediamo inizialmente, è ottima a livello di Telega e di Hunting Witch, un Tentaculus, un Lunghe Braccia, uno Snudge, che è una delle più forti Dis a parer mio, e un Pit Demon. Quindi Shadow è fatto in maniera abbastanza particolare in questo deck. Andiamo prima a vedere artefatti e azioni, quindi Poison Weave fa 2 a ogni creatura, delle volte è un po' Harakiri, lo dobbiamo fare più che altro per pulire il campo dell'avversario, perché noi giochiamo tantissime creature piccole, purtroppo. Uno Sting, questo artefatto non so quanti di voi lo conoscano, praticamente quando ce l'hai sul campo non puoi forgiare, però prendi tutta l'ambra che l'avversario spende per forgiare una chiave. Non è favolosa, molto spesso vi dico la verità non è proprio il massimo, però. Però, se la vedi nelle fasi iniziali di gioco, quando l'avversario è già molto avanti a te e la cali, perlomeno ti dà qualche possibilità di recuperare. Se poi hai follow-up il turno dopo per levarla istantaneamente, molto meglio. Diversamente, è un rischio incredibile giocarla. Tante volte finisce negli scarti, perché non me la sento di prendere questo rischio qui. Perché è vero che guadagni Ambra, ma resti indietro riguardo tempo plays, quindi l'avversario va avanti e tu resti fermo. Anche qui una scarica nervina, un Masterplan, che è un altro artefatto che penso pochi conoscano. La giochi, puoi mettere una carta dalla mano sotto Masterplan, e poi all'Omni che dice che puoi mandarlo via e giocare la carta sotto il Masterplan. Qui dentro non è proprio utilissima, però è buona per liberare la mano. Una Ghostly Hand ti fa guadagnare 3 pezzi d'ambra se la giochi bene in pratica. E questo conclude magie e artefatti. Andiamo alle creature, quindi abbiamo un Moon Courser, Veleno Schermaglia quando combatte roba 1, un Umbra l'abbiamo già visto prima, un Ballettae che è un'altra carta simile a Carlo Phantom che nessuno presta attenzione quando la gioco, e tutte le volte che raccoglie distrugge una creatura su un fianco e fa delle stragi immense. Ricordatevi che però se un avversario non controlla nulla e raccogliamo siamo costretti a spaccare una creatura da noi su un fianco, quindi no, non è proprio il massimo, ecco, quando succede, ricordatevelo. Un Dodger che quando combatte ruba 1, due Noddy che è una delle carte anche qui migliori di Shadow a parer mio, perché ha illusione e in più ruba pure, e per concludere uno Shadow Self. Quindi ragazzi, come vi ho già detto, sono due mazzi che a prima vista potrebbero non sembrare delle bestie incredibili, ma che i risultati e le partite che ho giocato in questi mesi incredibilmente hanno dimostrato che hanno un win rate incredibile e anche superiore a mazze che hanno dentro, ripeto, staple quasi indispensabile come Bait and Switch, Effervescente, accesso alla biblioteca, chi più ne ha più ne metta. Un saluto a tutti, fatemi sapere sotto cosa pensate innanzitutto dei mazzi, se anche voi avete dei deck che pensavate che non fosse tutto questo granché, che invece li sono dimostrati veramente delle bestie immense,
Un saluto a tutti e al prossimo del canale. Ciao ragazzi!